Ecco la mia filosofia, minacciata, costretta a battere in ritirata, volgarizzata, tanto che sono forzato a discuterla anche nelle bettole. Facebook è una di queste. Ecco la fine di un grande filosofo vivente. Chi mi vede passare per la strada mi prende per matto. Caccio i fantasmi, li respingo. Dopo 2000 anni di eccelsi pensatori, dei quali io mi sforzo di essere il prosecutore, siamo in balia della mediocrità. Il mondo è sempre più nelle mani dei mediocri. La finanza detta le sue leggi e le frivolezze si spingono fino al capezzale dei morenti. E con ciò si conferma la verità che la storia non va verso alcun progresso, perché la storia è priva di senso. La storia è un grande carnevale dentro il quale si muovono gli uomini come dei pazzi, uomini che si agitano senza costrutto, mossi da un vortice di passione e sentimenti sempre uguali. Ecco che mi si viene a parlare di progressi materiali, nel campo della scienza, della tecnica, della medicina, come se in tutto ciò ci fosse un'evoluzione. Nessuno vede le ricadute nella barbarie del genere umano. Mi si parla di perfettibilità dell'uomo e della società. Ma dove la vede la gente questa perfettibilità? Se ho la morte dinanzi agli occhi, a cosa mi serve immaginare che la gente fra 100 anni vivrà un po' meglio e un po' più comodamente? Gli uomini sono degli illusi, destinati alla miseria e al fallimento dalla loro stessa natura. Anche se l'ingiustizia e il bisogno fossero cancellati dallo Stato e dalla storia, fino a far trionfare una vita di comodi e di perenne cuccagna, gli uomini neanche allora sarebbero felici. Troverebbero il modo per accapigliarsi e aggredirsi l'un l'altro. La verità parla da sé, e non ha certo bisogno di chissà quali conferme e testimoni per essere tale. Basta contare sulle dita. Ci si guardi intorno, si consideri anche solo distrattamente l'infelicità dell'uomo comune, quell'impiegato alle poste, ad esempio, sempre in ansia per il suo lavoro e per il benessere della sua famiglia. Quel negoziante che vende frutta e verdura con il figlio da qualche giorno infermo, la moglie sempre più fastidiosa nelle sue richieste e nei suoi capricci, il quale deve anche subire il disamore e le risate malevole della gente. E poi le beffe, le umiliazioni, le magre soddisfazioni, le piccole luci improvvise che presto si spengono come se dicessero: «Scusa caro, ci siamo sbagliate, non era per te che dovevamo risplendere. Torneremo magari più avanti, quando sarà venuto il tuo turno, e poi ci spegneremo per sempre anche per te. E con noi i tuoi occhi che ci vedevano, spenti per sempre anche loro». Quando si vede la colossale infelicità umana, ci si rende conto che la vita non è fatta per rendere l'uomo felice, ma che ogni uomo è guidato da una forza che lo spinge ad andare avanti, solo nella tormenta, a testa bassa, con la speranza di trovare riparo, per poi ammalarsi, morire e sparire per sempre. A questo costringe la forza che domina l'universo, malevola, egoista, insensibile a tutto, pur di poter dire: «Io voglio vivere, io voglio esistere ancora e ancora». Ed è così subdolo il suo agire che essa induce l'uomo sempre sulla strada sbagliata, sulla strada delle gigantesche illusioni. Non è questa la nuda verità visibile da chiunque voglia e sappia vederla, manifesta a chiunque getti lontano da sé la latta luccicante delle illusioni e il velo che falsifica ogni cosa e nasconde ciò che si agita davanti ai nostri occhi e urla davanti alle nostre orecchie? Ecco che la miseria della vita accomuna tutti gli uomini, ci rende tutti uguali. Un calzolaio, un venditore di ortaggi sono esattamente identici ad un filosofo o un letterato. È questo il punto che ci spinge con forza ad indagare sul senso della vita. La maggior parte degli individui è convinta che esso consista nel far quadrare i conti o procurarsi una cospicua rendita, occuparsi degli affari, della carriera o delle esigenze della propria famiglia. E da tutto questo ne viene che la vita è piena di sofferenze e di affanni. I giovani vogliono illudersi e la forza che li spinge avanti, il loro ideale, è la fede nel progresso. Essi credono che il nostro cammino sia una retta senza fine, quando invece altro non è che un insensato ritorno. Il vero filosofo deve dare ai giovani uno specchio per sospingerli indietro e dire loro: «Guardatevi alle spalle, affrontate l'amaro calice della vita,
e ridete degli impostori e delle utopie da mercato. La vita è opera di una forza oscura che è la volontà. Tutto si genera da lei. Di questo dobbiamo convincerci. La lotta contro la volontà non la si conduce con la ragione che conosce, bensì con l'atto che la estingue. Conoscere non basta, occorre una controforza che neghi la volontà. Non c'è nel mondo alcuna realtà, ma rappresentazione, nessuna verità, ma illusione. Spegnete la vostra luce sul mondo ed esso scomparirà di colpo. Ecco il vero sapere. L'ottimismo dei filosofi che affidano al soggetto il dominio su ogni cosa, invece di dissolverlo come fonte inestinguibile di desiderio e di dolore, è un grande inganno, una colossale illusione, una pura presunzione. Così è quello dei preti delle religioni monoteiste. Costoro vengono a dire che il male non domina assoluto come la tenebra sulle acque. Ad esso si alterna il bene che ne vanifica il potere. Cristo vinse la morte, ma Cristo era Dio e benché abbia dubitato fino all'ultimo istante, egli fu profeta della sua resurrezione, cioè del trionfo del bene sul male, ovvero della consolazione sulla disperazione. Dio vede l'imperfezione del mondo, che è l'effetto della sua stessa natura, del mondo voglio dire. Da Dio il mondo ne è uscito potenziato, ed è per questo che in esso ogni cosa perisce. La sua distruzione è la nostra distruzione. Senza Dio nulla permane. Dio ci attende fin dal primo istante della creazione. In Lui ogni cosa rinasce. Questa è la speranza che ci solleva dal peccato di orgoglio, perché chi dispera sia consolato. Questo è il segno della fratellanza in Cristo, la certezza che il bene esiste e che dovrebbe unirci nella umiliazione della vita e nel terrore di fronte alla morte. Noi, poveri, maldestri peccatori, egoisti, meschini, assetati di felicità e di amore per noi stessi contro i nostri simili, chiusi nel nostro orgoglio, saremo salvati attraverso il sacrificio di Cristo, che allontana ogni tormento e perdona persino la mediocrità. Nella notte dell'esistenza dovremo tutti prenderci per mano e consolarci l'un l'altro, in attesa della luce del Messia. Infatti, il giorno non nasce da noi, ma da Cristo. È nella sua luce che dobbiamo confidare. Ecco il significato della conversione espressa dalla mitologia cristiana. Questa è la molto commovente storia raccontata dai preti. Ma allora perché ci avrebbe creato questo Dio? Per farci assaporare tutto il disgusto della nostra natura e comparire alla fine come il Salvatore universale? Ecco la solita consolazione da quattro soldi. La verità è che non c'è nulla che ci salva, tranne la nostra rivolta, quella che è dentro di noi e si chiama compassione. Quella che la Chiesa chiama salvezza non è altro che superstizione, un mito puerile, buono forse per il popolo, ma non per i filosofi. I filosofi veri vedono che l'intero cosmo è il teatro di una lotta perenne, una lotta di esseri fragili contro esseri forti. È la mansuetudine contro la ferocia. La crudeltà della natura è spaventosa. Ogni individuo lotta contro altri individui e se ne nutre per accavarrarsi il proprio spazio di vita. Prendiamo la formica australiana, la formica bulldog. Tagliata in due, genera all'istante una lotta accanita di un pezzo contro l'altro. Le mandibole della sua testa cercano di afferrare l'aculeo del suo proprio addome. Da bambino mi capitò di vedere una mosca che si agitava impigliata in una ragnatela. Nel silenzio del pomeriggio, con la vita che fluiva placida tutto intorno, lì si era annidata la morte. E lei, la mosca, era sola, spiata nell'ombra dal suo carnefice. Nessuno la salvò, perché nessuno salva i figli di questa bella natura dai tormenti e dagli spasimi della morte, quando la volontà del più forte ne fa scempio. Da quel momento mi sentii parte della sofferenza del mondo e un sentimento di compassione si ingenerò in me per le nostre esistenze infelici. Solo la compassione ci libera dall'egoismo. Nessuna ragione ci consentirebbe di farlo. Tutt'al più la ragione protesta per i suoi misfatti, ma solo la compassione squarcia il velo della menzogna e sia pure per un istante ci fa sentire il ristoro della libertà più totale. La libertà è possibile allorché la sofferenza svanisce, generando quiete, pace e beatitudine. Questa è la strada della verità, una strada lunga e tortuosa che a volte si apre su vertiginosi strapiombi che scoraggiano e terrorizzano il viandante, ma che alla fine trionfa. Come diceva Schopenhauer, la cosa in sé non va ricercata nel nido del cuculo, egregi signori ottimisti.
tra le nuvole dove vedete il Dio degli ebrei, ma nelle cose di questo mondo, sul tavolo dove ora sto scrivendo, sulla sedia dove ora poso il mio deretano. La mia filosofia non parla di nidi o di nuvole, ma di questo mondo. Nell'osservare questo mondo non c'è granché da stare allegri. Questo è il pessimismo cosmico, termine che spero la limitata capienza cerebrale degli uomini riesca a comprendere senza inutili fronzoli cattedratici. Da un po' di tempo a questa parte vivo in solitudine, con la compagnia del mio cane e delle mie teorie. Vedo lo scorrere e il dissolversi delle cose, senza che lascino traccia, e comprendo che il mondo è un grande palcoscenico dove si resta appena un istante. Oggi siamo noi a tenere il campo, ma presto scompariremo per sempre per fare spazio agli altri. Pochi si ricorderanno di noi, dei nostri desideri, delle nostre passioni, dei nostri amori, e la storia non ha nulla da insegnarci se non la nostra illusione di durare oltre l'inabissarsi perenne delle cose, che risorgono forse in un'altra forma, per recitare una nuova commedia in memoria della prima. I miei occhi continuano a vedere desolazione attorno a me, e quel poco di gaio e spensierato che osservo lo vedo ormai come uno spettatore annoiato vede le ultime scene di una commedia senza interesse. Quando la mia commedia sarà arrivata alla fine e la morte verrà a prendermi, qualcuno mi chiederà: «Cosa hai fatto della tua vita?» «Nulla, proprio nulla», rispondo. «Un grande maestro indiano ha tracciato un cerchio sulla sabbia e poi lo ha cancellato. Un gesto di un significato simbolico elevatissimo».